apprezzare la sua disponibilità. No, mi dispiace, l'ho fatto aspettare. Però quando sono arrivato, lei ha visto, stavo aspettando tanti. Peraltro il secondo presidente del Consiglio nella storia di Vallo della Lucania dopo Aldo Moro. C'erano tutti contentissimi. Ho scoperto anche che la stessa cosa mi è successo in Molise, quando sono andato in Molise, in Serbia. Ci sono queste piccole coincidenze. Arretrati della politica. No, nel senso che a quell'epoca Aldo Moro viaggiava tanto, oggi è anche più facile viaggiare. Lui evidentemente è stato un presidente molto presente sul territorio. Uno pensa all'intellettuale che invece è lucubrazioni intellettuali. Anche tra la gente. È un presidente anche tra la gente. Presidente, noi siamo venuti da lei perché... Aspetti. No, vabbè, ha parlato tantissimo. Noi siamo venuti da lei perché... Sono senza voce. Stiamo un po', diciamo, rompendo le scatole al Presidente del Consiglio. Ma voi siete... Sono passati mesi e mesi, siete ancora su questo concorso del 2002. Sì, perché le chiedo? Quando primo grado, io ero un giovanissimo avvocato. In carriera che faceva, eccetera, quindi voi sostenete che quel concorso è fasullo. No, non lo dico, la domanda è se proprio fuori primo grado. Siete proprio fuori strada. Se per il primo grado, nel 2002, al termine di quel giudizio... Vi faccio vedere il documento che ho trovato. Aspetti, io vi voglio chiedere se per quel primo grado le domande, avete fatto fatture separate, lei e il professor Alfa. Allora, per il primo grado... Io le ho sempre detto, ho sempre ripetuto, ho sempre chiarito, anche scritto ai giornali, che tra me e il professor Alfa non c'è stata mai un'associazione professionale, né formale né non di è fatto. Questa domanda. Però mi faccia finire, perché così recuperiamo rispetto ai telespettatori gli elementi di chiarimento. Non c'è stata mai un'associazione professionale, né di fatto né di diritto, né formale né sostanziale. Quindi significa che eravamo coinquilini, c'erano dei servizi in comune. Ce li pagava l'affitto di... C'erano dei servizi in comune con la segretaria in comune. Ma però dove? Io, questo sempre, quando abbiamo iniziato a essere coinquilini a Roma, prima via Sardegna, poi siamo spostati a piazza Creole. Però a via Sardegna, ascolti, dice il professor Alpa, due colleghi di Repubblica, che lì lei era ospite. Che a via Sardegna lei era ospite. No, io ho avuto sempre la mia attività, sempre con una segreteria comune, mi sono pagato le mie cose, ho pagato, facevamo... Alfa dice che lei aveva il contratto solo a via Cairoli, che a via Sardegna il professor... No, Ponte a via Cairoli mi sono preso un altro piano, piano addirittura, eccetera. Però quello... dice Alfa, detto da Alfa, due colleghi di Repubblica, c'è anche una registrazione in cui dice a via Sardegna l'avvocato Conte, il professor Conte, era ospite, no, ascolti, ospite dello studio. Io avevo una e questa stanza... ospitalità in qualche modo, diciamo, ci non fa... ero ospite perché mi pagavo anche le mie cose, eccetera. E lui dice di no. Vabbè, adesso non ho visto la dichiarazione, eccetera. Comunque, però se avevo... fosse così ci sarebbe stata una comunanza di interessi che avrebbe reso... avrebbe costretto Alpa ad astenersi da giudicarla al concorso, allora, a Caserta. A parte che questo l'ha valutato già l'ANAC, che ha detto che non c'è nessuna interessenza di interessi. Io avevo la mia attività professionale, Alpa aveva la sua attività professionale, Alpa aveva uno studio professionale, a quell'epoca l'ha avuto con tanto... No, aveva uno studio professionale, lui sì, associato con un avvocato genovese. No, però dico, aggiungo pure, scusi. Chiarpa all'epoca era già un nome affermato. Esatto. Non avrebbe mai fatto con un giovane, non aveva motivo, avendo già un suo professionale a Genova. E questa lo diceva, perché l'autorità garante della privacy, avendo preso uno dei migliori su piazza, le lo dico perché, ha anche bisogno perché di quel giovane professor perché Conte? Le lo dico perché la legge della privacy del 1996, quella che ha istituito la privacy, è nata con Rodotà. Io sono stato uno dei primi a scrivere un saggio sulla privacy in un volume collettaneo e ho fatto una riflessione che piacque molto anche alla buon'anima di Rodotà. Quindi quando ci fu questa occasione professionale, dite l'incarico anche a me. Però lei ci dice... Il fatto che noi siamo in un collegio difensivo insieme, come vi ho spiegato anche l'altra volta, non significa che siamo portatori del medesimo interesse professionale. Però questa è la lettera con cui il garante per la privacy incarica il professor Guido Alpa e il professor Conte. Eh certo, Sardegna, eravamo coinquilini. E certo, e quello è il problema? Ma sai, però non collegi professionali. Ma che cosa significa difesa separata? Aspetti, professore, perché il problema qui è che lei ci aveva detto che eravate a via Cairoli e le pagava un affitto, però non ci aveva detto che eravate insieme a via Sardegna. Via Sardegna, era... dice il professor Alpa, che lei era ospite. A parte che non cambia nulla tra via Sardegna e via Cairoli, eravamo sempre coinquilini. Cambia il fatto però che lei non pagava l'affitto di uno studio dal professore, allora, che fa parte della commissione che la giudica al concorso per l'ordinario. Innanzitutto io pagavo assolutamente le mie spese. Mi fa spiegare una cosa? Certo. Quando lei dice... un collegio difensivo insieme. Allora, è capitato spesso e capita spesso. Faccio un esempio. Adesso con l'IVA il signor Mittal ha messo 9 avvocati.
non significa che quegli avvocati scatti un conflitto di interesse, perché se ognuno conserva la sua autonomia, non hanno uno studio associato. Dipende se ci sono concorsi in cui uno giudica il collega. No, non dipende dai concorsi. Se ciascuno ha la sua autonomia professionale, nel senso che i conti bancari, i pagamenti eccetera sono separati e uno ciascuno lavora per proprio eccetera, salvo che nel medesimo collegio possono lavorare insieme, collegio difensivo, questo non crea una cointeressenza. Ma le fatture erano separate? Non abbiamo mai fatto una fattura insieme, cioè quindi, abbiamo conti separati. Quindi vuol dire che ha fatturato altro perché mi ha fatturato vedere, lei. Mi faccia grado. Vedere. No, dico, perché lei dice, quando eravamo qui in Sardegna, hanno dato una unica lettera e un unico numero di protocollo, perché l'autorità avrebbe dovuto incaricare il professor Conte con un protocollo e il professor Alfa con un altro protocollo. Secondo lei la modalità con cui il garante ha registrato la lettera, perché l'ha mandata in segreto, eravamo con la stessa segreteria allo stesso suo. Questo significa che noi abbiamo uno studio associato. Non parlo di studio associato. Io dico, se è vero quello che dice, lei aveva scritto nel curriculum di aver fondato uno studio con Alpa e Alpa dice no, a Via Sardegna Conte era mio ospite. Io pagavo chi le dice mie spese. La verità, Conte o Alpa? Io pagavo le mie spese. E ovvio, sul curriculum ci ha detto che non lui era vero. Il contratto ce l'aveva lui perché l'ha stipulato lui, ma io pagavo le mie spese. E ma chi le pagava? Come le pagava? Sotto che forma? E come le pagavo? A lui? Al... Però così, sotto banco, diciamo. No, sotto banco, perché scusi? Perché Alpa parla di ospitalità. Ma guardi, questa dichiarazione mi ha ricordato. A Via Cairoli. Ma questa dichiarazione mi ha fatta a due colleghi di Repubblica. Però al di là di questo, il dubbio si rafforza quando noi andiamo a mettere le mani sul fascicolo di quel procedimento, per il quale non abbiamo capito ancora se avete fatto fatture insieme o fatture separate, cioè se esiste la sua fattura per il primo grado. Io ho controllato davanti allora, all'autorità garante, questo chiariamo, io ho davanti al giudice. Allora io ho controllato per il primo grado, in realtà la mia fattura non l'ho trovata. Invece ho trovato la fattura del secondo grado, del terzo grado della Cassazione. Non è che è il primo grado il problema. No, non prova nulla perché allora, lei ha trovato. Cioè se avesse fatturato solo uno. No, ascolti, aspetti. La modalità, sa quando è stato fatturato quella lì? L'ha scoperto quella fattura il di Alpa? Primo grado? Sì. Quindi c'è solo una fattura? No, dica, quale fattura ha detto? Io le sto dicendo, aspetti, noi siamo andati a vedere il fascicolo. Aspetti, lei dice, erano difese separate. Cioè. Ma noi abbiamo preso tutti i verbali delle udienze in quel fascicolo e il professor avvocato, il professor Alpa, in quel processo non c'è mai. Perché ma si costituisce. Aspetti, ma aspetti. Ma basta chiederlo a un avvocato. No, ma proprio l'avvocato l'abbiamo avvocato. E sono venuto a chiederlo lei. E chi aveva detto l'avvocato? Che devono andare tutti gli avvocati che sono presenti alla memoria difensiva. No, ma possibile. Perché se il processo non ma va. Possibile. Ma va un avvocato. No, il professor Alpa non va mai, ci andrà solo l'avvocato Conte. Questo elemento è rilevante. Per ma è normale che ci vada il più giovane. Il dominus in questa. No, guardi, lei non sa nulla di diritto, si fidi, e l'hanno spiegato male come funzionano i processi. È normale che se ci sono 10 avvocati al collegio difensivo non vanno tutti i 10. Ma eravate, però la domanda è perché Alpa non ci va mai? Basta che va uno a coprire l'udienza in rappresentanza di tutti. Ma quindi Alpa che ha fatto? Con indicazioni condivise. Ma questo succederà sempre, succederà nel processo Mittal, lì va a Taranto, ci sarà il 700. Non è che da 10 avvocati, basta che ci va uno, due in rappresentanza anche lei. Cosa però, dimostra? Però, che c'è un'associazione professionale? No, io le sto dicendo che c'era. Guardi, un rapporto siete forestate, le hanno spiegato male. Che mentre avevate non c'è appena finito di fare il concorso. Guardi, faccio vedere, questo non significa nulla. No. Chi va in udienza, ci va un avvocato in rappresentanza di tutti che sono nel collegio difensivo, possono essere 10, 20, ma quello che va che l'esperto non significa non cointeressenza. Si è mai presentato in tribunale. Ma questo quello lo più, deve decidere. Più pagato. Ma guardi, adesso lei adesso è diventato professore di diritto. Guardi. No, non così. Però, è diventato un maestro del diritto, vuole spiegare come avvengono i processi. Lei ci ha detto che io ce l'ho, sa quante esperienze. Io gli ho chiesto, però tante volte la domanda le faccio. Passiamo alla fatturazione. Ci sono due fatture, perché qui a settembre, lei due mesi prima, questo è il 17 settembre 2002, udienza di prima il comparizione. Fatto chi va in udienza, guardi, non due, dimostra due mesi proprio prima nulla. Eravate in una stessa stanza all'università di Napoli, di Caserta, la terza università di Napoli, due mesi prima, dove Alpa faceva parte della commissione quello, che l'ha giudicata. Anche quello sta dicendo una fesseria. Come no? Non c'era Alpa perché non eravamo nella stessa stanza. Sa come funziona un concorso ordinario? Si mandano le pubblicazioni, non si incontrano manco i professori. Cioè non ha fatto il colloquio con i commissari? No, perché quell'epoca non era previsto mi pare il colloquio. Non come no? Mal... È un concorso per titoli, lo volete spiegare che cos'è un concorso per titoli? Significa che lei manda il pacco di pubblicazioni ma in commissione e la valutano. C'era il suo collega. E lo sa che Alpa era uno dei 5, lo sa che per superare il concorso bastava la maggioranza di 3.
Invece ha avuto l'unanimità di 5. Lo sa che Alpa non era neppure presidente della commissione. Però faceva parte della commissione. Lo sa che il presidente della commissione era un autorevole professore Bonanima della Federico II di Napoli, autorevolissimo. Quindi oggi ma è anche normale che il suo coinquilino fa parte tutte della commissione. Le sue ma mi fa parlare tutte le sue lucubrazioni oggi. Anche se ci fosse stata un'impugnazione, non c'è stata mai da parte di nessuno. Nessuno ha mai messo in discussione che la mia produzione scientifica fosse assolutamente meritevole di vincere il concorso. Nessuno ha impugnato. Mi faccia finire. Nemmeno. E lo sta dicendo questo, sta facendo a distanza di me. Mi faccia finire una cosa però. E quello che voglio dire, se ci fosse stata mai un'impugnazione con una prova di resistenza, togliendo il voto di Alpa, sarebbero rimasti comunque 4 voti favorevoli, ne bastavano 3. Quindi la vostra... Il suo valore in quanto professore di diritto privato è indiscusso. La ringrazio. E nessuno può mettere. Vabbè, questo lei neppure lo può dire, lo dice così. Perché... No, lo dico perché ho letto, ho fatto diritto privato e ho sfogliato anche... Su quale testo ho studiato? Ho studiato sul Trabucchi, diritto privato. Però qualche nozione l'avrebbe... Qualche nozione l'ha presa anche dal professor Conte. Presa. No, non è che io voglio insegnarle nulla. Però guardi, questa cosa della presenza in udienza, le hanno detto una sciocchezza. No, non è una sciocchezza. Veniamo alla qua, che non c'è mai altra. Veniamo alla domanda. La domanda è chi ha fatturato questo primo grado? L'ha fatturato il professor Conte o il professor Alpa? Allora, io... Perché qui c'è sempre Conte a fare il lavorone. Le posso a novembre, dire... a settembre... Le posso dire una cosa? Peraltro, allora, non è che dice qua il professor Conte è presente in sostituzione dell'avvocato Alpa. È presente il professor Conte. Allora è improprio, quindi allora lei ammette che era improprio. Vede, allora, e mi chiedo, prima dice che era interessanza con Alpa, poi dice che era improprio. Mi chiedo perché la lettera di incarico ha un'unica intestazione. Ma scusi, ma secondo lei se il funzionario del garante chiama e dice allora dove siete? No, la mandi qui a Via Seta, che fa? Fa delle lettere separate, un'altra, però non ci aveva detto che era ospite. Ma io non ero ospite, io pagavo le mie spese. A Via Cairoli? Sì, no, ma a Via Cairoli, no, guardi, a Via Cairoli le dissi, quando ci stabilimo poi a Via Cairoli, a un certo punto addirittura presi... c'erano fatture separate, ognuno ha fatturato per conto suo, mi ci ha detto. Guardi, lei oltre ce l'ha detto. Ma io prenda quella fattura che pensa di avere, vediamo, e le dimostrerò che sbaglia anche lì, che va fuori sta ascolta. Lei ci ha detto, abbiamo fatto fatture separate. Lei questa cosa ce la conferma o ce la smentisce? Allora guardi, fatture, fatturazione, numero di fattura, per forza, il numero di fattura, per forza è stata sempre separata. Quindi perché ha fatturato Alpa il suo, numerato e lei il suo. Mi faccia finire, per cortesia. Perché è ovvio che non avendo uno studio associato, né formale e né sostanziale, e non avendo mai un conto cointestato o anche intestato a uno che veniva utilizzato anche con l'altro, eccetera, noi abbiamo mai avuto queste cose in comune. Ripeto, eravamo coinquilini. In alcuni casi ognuno faceva la sua causa. Ovviamente il professor Alpa, puoi immaginare, molto di più, molto più affermato. Anche perché questo non si è mai presentato. Ma questo non c'entra nulla, perché è chiaro che come succede in un collegio di difensivo... Ma lei da cliente. Ma scusi, se sceglie di avere due avvocati, che sono i migliori su piazza, non rimane male da cliente che quello più qualificato sotto il profilo dell'esperienza... Io avevo scritto sulla privacy, era un esperto. Però non era ancora nemmeno professore ordinario, perché era da poco. Però era da tanti anni che facevo l'avvocato. Però dico, è normale che io sono un cliente, pago profumatamente. Guardi, il più forte e il più bravo assieme a un altro forte e bravo, le posso, e quello è il principale, non si presenta mai. Le posso mai spiegare perché succede questo? Perché funziona così. Di solito quando c'è un collegio difensivo, ripeto, può essere formato anche da 6, 7, 8 avvocati, non è che 6, 7, 8 si presentano. Può andare anche uno solo, correttezza vuole che l'avvocato che si presenti si coordina nell'attività difensiva che si fa in udienza. Quindi prima di andare, semmai c'è un coordinamento, che facciamo all'udienza, diciamo questo, e poi ci va uno, non serve che ci vanno 10. Posso vedere una domanda in cui mi risponde sì o no, secco? Mi faccia vedere questa fattura che ha trovato, forza. Lei mi dice che ci sono. Ma possiamo stare tutta la sera? No, io so sapere, se è sicuro che avete fatturato separatamente. Guardi, su questo lei può stare tranquillo, che non abbiamo mai avuto fattura in comune con convergenza su un unico conto, perché il conto era di Alpa o era mio. Quindi fattura non la troverà mai. Quindi non esiste la sua, lei non l'ha fatturato al suo primo grado. Allora, in effetti io ho fatto una ricerca, quando voi diciamo mi avete stimolato. Un po' insistito, diciamo. Posso dire una cosa? Cioè, metta nei miei panni, abbia pazienza. Presidente, così ho impegnato, venite qui, 2002, 2003, eccetera, vi chiedete dopo centinaia di fatture di andare a ricostruire, eccetera, non è che insomma è facilissimo ricordare tutto.
Però ho un po' indagato, lei ha trovato qualcosa per quanto riguarda le fatture? Però, no, chiedo a lei per capire se lei è sicuro che ci sono fatture separate per il primo grado. Guardi, io la fattura mia del primo grado non l'ho trovata, ho fatturato per quel giudizio, ho fatturato in secondo e in terzo grado. Perché il primo no? Io una spiegazione ce l'ho, perché quello, al di là dell'udienza, che era piccola cosa, delle udienze di solito ci va il più giovane, voglio dire, dietro istruzioni. È sicuro, professore? Che non ce l'abbia? Cioè che sia corretto che Alpa non si sia mai presentato in quel... Perché a noi viene in mente... Ma guardi, che... succede spesso, lei però... No, attenzione, attenzione. Qui lei sta toccando, lei sta toccando adesso un profilo deontologico che non le compete, perché lei non sa neppure di che cosa sta parlando. Quindi lei sta adombrando correttezza. È grave. Se un cliente questo, può ritenersi soddisfatto, questo non glielo consento. Non glielo consento. Dire che c'è stata una scorrettezza deontologica da parte di No, no, deontologica. Perché lei sta parlando di una persona rispettabilissima, non le consento questo. Qui ci fermiamo. Ma non ho detto questo. Questo non lo devi dire, perché non è in condizione. Ma non è in condizione di dire. Perché lei non è in condizione di capire come funziona l'udienza, chi ci deve andare. No, mi ha fatto un'altra domanda. Dico, se io fossi il garante per la privacy. E non può neppure sindacare se c'è stata una carenza difensiva per il fatto che sono andato io o non Alpa. Lei non è in condizione di dire. Ha vinto. A maggior ragione, ma lei non è in condizione di sindacare adesso l'attività difensiva. Il garante. Me lo permette? Certo, ma io... Faccio il giornalista. Presidente, ma io dico, è normale, se io fossi il cliente, se io fossi la persona che paga i due avvocati, è normale che uno dei due che pago e anche bene a quel processo non ci va mai? Sì o no? Le ripeto, può succedere. L'importante è che abbia dato il contributo anche per l'udienza. Se io vado in udienza e mi coordino con l'avvocato Alpa e insieme vado lì e sulla base di istruzioni condivise poi io divento la longa manus in udienza, ci sta benissimo. Se però lei è la longa manus, sa cos'è invece, del commissario che l'ha giudicato al concorso, non si pone un problema formale di inopportunità? Le ho già spiegato che stiamo parlando di un collegio difensivo. Il fatto che ci sia un collegio difensivo, che vengano nominati da e si ritrovino nominati da un medesimo cliente in un'attività difensiva, questo lo dice giurisprudenza Achilli, non crea nessun conflitto di interesse. Conflitto di interesse si crea sul fatto che ci sia studio associato, studio professionale, anche solo di fatto. Il fatto, ad esempio, che ci fosse un conto in comune su cui ci fosse movimentazione bancaria e dove rifluissero. Questa è una carta intestata. Allora, professor avvocato Guido Alpa, professor avvocato Giuseppe Conte. Aspetti, stessa carta intestata. Aspetta. Questa carta intestata facciamo vedere a loro, perché sennò. Questa carta intestata cosa dimostra? Che la segretaria, abbiamo detto, quando andavamo... No, però, probabilmente anche... Scusi. Non ho fatto la domanda. Vabbè, però facciamola vedere. Aspetta. Allora, questa qui... Aspetta. Scusi. Guardi qua. Abbiamo già detto che eravamo coinquilini, quindi la segretaria comune, secondo lei, in due secondi. No, professore. Mi faccia finire però. Qui c'è una carta intestata. Adesso arriviamo. Aspetta. Parliamo della carta intestata. La carta intestata col computer oggi la cambi 10.000 volte. No, da c'è solo. Anche la firma. Perfetto. Firma del professore. Quindi adesso faccio la domanda. Perché non firmavamo, scusi. No, aspetti. Io sarò. La fa prendere. Ho studiato giurisprudenza a vuoto. Sarò incompetente in materia giuridica e sulle dinamiche degli avvocati. Sull'attività. Non la volevo offendere. No. Però se lei sindaca, se lei sindaca, se c'è stata carenza deontologica. Ma non c'è nessun sindacato difensiva, da parte questo mia. Mi permetto di dire, qua c'è scritto. Aspetti, però devo fare la domanda, poi glielo faccio vedere. Qua c'è scritto oggetto, compensi. Ma me la fa vedere? Sì, anche no, ma gliela leggo, io faccio di che compensi. Anno? Di che anno è? 2010. Aspetti. Perfetto. Compensi allora, per l'attività di assistenza giudiziale prestata nella controversia autorità garante per la protezione dei dati personali contro RAI e Agenzia delle Entrate, Tribunale Civile di Roma, sezione seconda, 2002, dottor Bonomo. Che sono questi verbali? Valore della causa di particolare importanza ed indeterminabile. Diritti, onorari, spese, cassa avvocati, importo complessivo dovuto 26.830. La presente non così. Legga qua. Non così. Il saldo legga potrà qua. Avvenire mediante accreditamento bancario sul conto a me intestato. Dov'è? Che è il conto di Alpa a Genova. Esclusivo. Esclusivo. Con i nostri migliori saluti, professor Guido Alpa, professor Giuseppe Conte. La domanda è a questo punto. La posso vedere questa? Certo. Facciamola vedere ai. Conte, cioè. Come si fa a dire che non c'è cointeressenza economica se mettiamo la stessa firma e gli stessi nomi sullo stesso documento e con lo stesso progetto di parcella? Allora, spieghiamo ai telespettatori. A questo punto c'è il momento del pagamento. Siamo 2000... Qui è arrivato un messaggio, facciamo No, ma non...
Siamo al 2009, attenzione, stiamo parlando di un'attività difensiva del 2002, di un concorso nel 2002. Concorso quindi a luglio oggi... universitario, iniziato il procedimento a gennaio, incarico a gennaio, concorso a luglio, prima udienza a settembre. Perfetto, quindi allora attenzione. Professor Conte giudicato, Alpa giudicante, era per precisare cornice. No, però deve essere corretto, mi faccia parlare. Allora, ai telespettatori, stiamo parlando di un concorso del 2002 in cui si vuol dare la prova di una cointeressenza economica con un non una fattura, ma qui c'è scritto progetto di parcella, sì. Progetto di parcella del 2009. Cioè, mi faccio... non mi interrompo, la prego. Allora, ascoltate, quindi attenzione, concorso del 2002, sono passati sette anni, e si va poi a fatturare, anzi neppure fatturare, questo è un progetto di parcella. Voi dite, no però mi faccia parlare, sì, perché sì, non può usare questo ragione, metodo. Ha ragione. Se mi parla addosso perché deve cercare di suggestionare il pubblico, non glielo consento. No, abbia pazienza. È il suo turno. Allora, dicevo, secondo voi, io dico alle persone che stanno a casa, e lei lo sa bene perché lei sta giocando su questo, c'è logica sul fatto che uno vuole dimostrare i rapporti del 2002... Ho chiuso. Attraverso le modalità di pagamento avvenute nel 2009, le spiego. Può essere successo se io avessi fatto uno studio professionale, e non l'ho fatto mai, se avessi fatto un'associazione di fatto con Alpa, e non l'ho fatta mai, bene. Successiva, mi faccia... No, ho alzato il dito. È terribile. Ho alzato la mano. È terribile. Mi faccia parlare. Se l'avessi fatta... L'anno dopo, tre anni dopo il concorso, quattro anni, qui addirittura sette anni dopo, non significa nulla che ci sia stato durante il concorso una cointeressenza economica tale da creare un potenziale conflitto di interessi, tale comunque da non inficiare il concorso per le ragioni che vi ho spiegato prima. Però scusi, il fatto, mi faccia ancora dire, il fatto costitutivo di questa lettera del 2009 però è risale al 2002. Perché io nel frattempo posso aver creato con Alpa un'associazione professionale. Potrei aver creato una cointeressenza di interesse che non ho creato, ma se il progetto di parcella è insieme per la causa del... Lei ha una tecnica al solito, non fate parlare, uno sta spiegando. No, professore, ha spiegato tutto. Non ho finito di spiegare. Siccome nel 2009 qui c'è una questione, c'è una questione da spiegare per gli spettatori, perché è chiaramente io sono andato a recuperare, questo l'ho trovato anch'io, questo progetto allora, di parcella. No, ma io non gliel'ho potuto dare perché è stato il... Io non mi sono opposto al vostro accesso. Ma agli lei poteva dirci qua. Ma che, mica perché sono il Presidente del Consiglio, dico, al garante. Ma sua, mica del garante. Al garante e agli altri avvocati. Ma qua non c'è scritto garante, questa è sua. Ma ci sono altre persone, scusi. Il professor Alpa dice. Io non mi sono opposto. Per quanto riguarda... Ma la fattura l'ha trovata? No, non l'ho trovata. E le do la spiegazione. E questo è il problema, professore, Presidente. Posso spiegarlo? Allora, ho provato assolutamente a recuperare e poi non ho trovato la fattura. Io ho fatturato nel secondo e nel terzo grado. Quindi il primo ha lavorato gratis per il primo... Mi faccia parlare. In realtà, nel primo grado è stato un periodo in cui, al di là delle udienze, per lei è molto suggestivo, in realtà l'attività difensiva vera nel processo civile, a differenza del processo penale... L'attività vera difensiva è quella delle memorie scritte, certo. La comparsa, l'atto di citazione, le memorie ex 183, le precisazioni, conclusioni, le memorie conclusive, finali, eccetera. Dico la verità, era un periodo particolarmente impegnativo per altri fronti, perché mi stavo consolidando nel mondo universitario, della ricerca, eccetera, e quindi l'attività difensiva se l'è fatta, intendo dire quella seria, quella più solida, quella più impegnativa, se l'è fatta Alpa. Al momento della... tutte le udienze? Io ho fatto l'udienza quando ero libero, io non credo che sia stato in tutte le udienze, comunque diciamo quando invece davo una mano... Comunanza di interessi economici. Mi faccia parlare. E professionale. Mi faccia parlare, mi faccia finire. Quindi al momento della fatturazione io, abbiamo questo qui dalla segretaria, abbiamo fatto mettere i nomi, abbiamo dato il segnale
al garante. Caro garante, su questa causa, primo grado, non secondo e terzo, dove io ho lavorato anche, quindi ho fatturato separatamente, in questo primo grado a me non mi pagare, paga ad ALPA che ha fatto il lavoro. Tutto qui. È un avvocato. E credo, le posso, dire una cosa? Ha lavorato gratis. Io l'autorizzo adesso ad andare dal garante. Ha svolto attività perché è andato in udienza, guardi, e ha fatturato ALPA. Guardi, purtroppo, questo mi viene rimproverato anche in famiglia, di non essere venale. Di una generosità l'autorizzo, estrema. L'autorizzo anche a, ma quello è un ente pubblico, quindi anche giustificato. L'ho fatto anche per persone che non si potevano permettere di pagare. Le posso dire una cosa? L'autorizzo. Vado dal garante e l'autorizzo perché lo dico pubblicamente, eccetera. Garante, ci sono per caso altri pagamenti che Conte potrebbe riscuotere? Sì, non ha riscosso, sì. Credo di sì. Ci risulta. Lo sa. Però allora, la cosa dimostra che non sono venale e in questo caso lo sono. Però se ha fatturato solo... Lei però le risposte ce l'ha, però è insidioso sempre. Ma se ha fatturato solo il commissario dell'esame e non ha fatturato... chi veniva esaminato. Attenzione, c'è allora, un problema grande no, quanto una no, casa. No, le dico perché se lui avesse raddoppiato... ci ha detto due volte che c'erano fatture separate, abbiamo scoperto che la sua fattura non c'è. Mi fa parlare. Qui, no, lei troverà sempre fatture separate, come ha verificato. No, io ho sempre detto che non ci sono fatture congiunte e questo il lo progetto di parcella è mi faccio però. Finire. Il progetto quello di quello che conferma che è congiunto il mi progetto faccia di parcella, sì o no? Beh, c'è scritto, scusi. Quindi un progetto l'abbiamo, di parcella non è congiunto. Io sto dando il segnale, è il conto di ALPA, però è il conto di Gero. Io sto dicendo, perché se qua non... Qua non c'è scritto non mi pagate, scusi. Qua non c'è scritto non mi pagate. Ma non mi sono fatto pagare. Allora, mi faccia finire. Perché? Quello che lei dice ha un fondamento, ha un fondamento. Cioè, se c'è un sospetto ancora peggiore. Però mi faccia ragione, finire. Guarda, mi tappo la bocca. Accidenti, è terribile, Allora, se ALPA, è un fondamento quello che dice, se ALPA avesse raddoppiato il compenso dicendo allora a me e a Conte, il compenso mio e di Conte, quindi raddoppiando, lo pagate a me, questa sarebbe una grave cointeressenza di interessi. Ma invece il fatto che i due avvocati dicono guardate pagate ad ALPA sul conto di ALPA e l'altro non si faccia pagare perché ritiene di fronte a un ente pubblico... di fronte a un ente pubblico mi faccia finire di fronte a un ente pubblico non avendo avuto la possibilità di dare un contributo e dice ad ALPA ovviamente si fa pagare lui, io ho dato un contributo, però nel secondo grado, nel terzo grado il sottoscritto ha lavorato molto anche nelle memorie difensive, si è fatto pagare e andava ALPA in udienza alle 9. Secondo terzo, beh, dovrei vedere le udienze, perché, ma può essere che sia andato anche altro. Quale ci è andato sempre? Ma non credo, guardi, non credo di essere andato sempre, non credo di essere andato sempre perché è impossibile. Solo una volta non è andato. Ma sta studiato tutto, tutto il fascicolo. E quindi la domanda è, com'è possibile? Ma dopo averlo studiato tutto, perché le risposte. Perché ci va l'avvocato Conte in tribunale? Le risposte, lei è molto. E fattura ALPA. Lei è molto più astuto di quello che fa finta. Sembra che esista un rapporto subordinato. No, non dica sempre, l'abbiamo chiarito che non c'è, quindi non dica sempre, perché non faccia finta che i miei chiarimenti o me li decostruisce e andiamo avanti. No, oppure non può dire dopo... Due volte ci ha detto ci sono fatture separate e non era vero. Mi ricorda come si chiama? Antonino Monteglione. Monteglione, dottor Monteglione, o lei di fronte ai miei chiarimenti me li supera con controobiezioni e dice non sono validi per questa ragione, oppure non può dire dopo che ho offerto questi chiarimenti sembra... Questo non glielo posso no, non lei sentire, mi ha detto, lei mi ha detto, io pagavo la parte d'affitto e io vengo da lei perché faccio il giornalista, quindi medio, e dico, guardi, il professor ALPA dice che lei pagava l'affitto a Via Caroli, invece a Via Sardegna era ospite. Se no, era ospite, guardi, non è una cointeressenza economica a risparmiare l'affitto. Ma non è vero, perché pagavo anche le mie spese dalla mia parte, c'erano anche altri avvocati, è sempre stato così, ascolti. È una prassi comune che ci siano degli avvocati che contribuiscano alle spese dello studio. E per lei è normale che è due avvocati, che uno lo giudica e l'altro giudica il suo coinquilino, per lei è normale, giusto? Va bene. Guardi, l'ha detto anche l'ANAC. Ma per lei va bene? Guardi, l'ha detto anche l'ANAC. Per me è normalissimo e gli ho spiegato perché, come e quando si crea un conflitto di interesse. Se per lei non è normale, se le deve fare una ragione. Però l'ANAC ha detto una cosa però diversa. L'ANAC non ha detto che non è... L'ANAC ha detto quali sono i criteri per stabilire qual è la cointeressenza economica. Ecco, li applichi al caso concreto. Crolla tutto. Ripeto, se applico i criteri dell'ANAC... Ascolti, faccia il suo... La prego soltanto, la posso dire ai telespettatori, credo e spero che vada anche questa... Cioè, le posso chiedere di non tagliare nulla?
cortesemente di non fare un montaggio ad hoc. Della sussistenza, noi l'abbiamo anche registrato. Conflitto di interessi fra un componente della commissione di concorso e un candidato. Ascolti. La collaborazione professionale, la comunanza di vita per assurgere a causa di per assurgere a causa di compatibilità, così come disciplinato dall'articolo 51 del codice di procedura civile, deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi giuridica, di particolare non intensità. Faccio la disquisizione giuridica. No, perché sono morto con lei, però dico. No, la prego, mi creda, ma ha studiato tanto, eccetera, però ha trascurato questi elementi. Io credo di averli chiariti definitivamente. Però non c'erano le due fatture, quindi. Le ho detto due volte una cosa falsa. No, io non, ho detto che non ho due mai. Due volte ce l'ha detto. Ho detto che non abbiamo mai avuto una fattura congiunta, non c'è mai stato un problema. Sono state sempre attività professionali distinte e ripeto, il fatto che sia stato un collegio difensivo, lo chiede a tutto il mondo giuridico, a tutti gli avvocati, non significa che ci sia una cointeressenza economica, se ognuno valuta per la propria parte il proprio apporto. Arrivederci. E se fanno il preventivo di fattura tanti insieme? Tanti saluti ai telespettatori delle Iene. Grazie Presidente. Grazie. Presidente, ci ha detto due volte una cosa che non tornava. Le chiedo, mi dimostrerà se è corretto o no, se manda tutto o come tagliate. Grazie. Noi abbiamo comunque il montaggio. Grazie. Se me lo manda tutto, poi mandiamo il montaggio noi. Ciao.